crediamo sia necessario un attimo di chiarezza rispetto alla nostra azione amministrativa, e quando parlo di nostra è perché è un gruppo che sta portando avanti un'azione amministrativa volta alla trasparenza e incarna quello che deve fare il consigliere comunale, quindi il controllo. Chiaramente ci rendiamo conto anche che molti pensano che noi stiamo facendo un attacco a. Non stiamo attaccando nessuno, stiamo semplicemente verificando quelli che sono gli atti amministrativi prodotti nel passato per migliorare il futuro. In effetti i numeri che viviamo o che abbiamo verificato sono molto alti e quindi vengono all'occhio prima, ma mi piacerebbe che voi capiste che non è un'azione rivolta contro l'US Avellino, nella misura in cui ci siamo occupati delle strutture sportive piccole, quindi delle società minori, ecco, ci stiamo continuando ad occupare delle società minori. Ci occupiamo della piscina comunale, ci siamo occupati del canile, ci siamo occupati di Casina del Principe, quindi degli immobili comunali, degli alloggi comunali. Quindi chiaramente è un'azione a 360 gradi. Chiaramente i numeri che ci risultano e che abbiamo sono molto alti rispetto al, e ce li ha confermati anche l'assessore Valentino chiaramente nel question time. Per quanto riguarda la situazione debitoria dell'US Avellino per i canoni maturati fino ad oggi, l'assessore Valentino ci ha confermato che sono 803.000 euro, noi ne portavamo di meno, lei ci ha anche corretto. Detto ciò, quando si viene detto tu vai contro, io non vado contro nessuno, faccio il consigliere comunale, quindi faccio l'amministratore del comune di Avellino. Che non voglio andare nello specifico delle conferenze stampe che hanno fatto qui, voglio dire nella convenzione, e ci tengo a dire, nell'articolo 2 c'è il presupposto che il comune di Avellino recuperi una somma che non è stata recuperata. Questa somma è aumentata fino ad arrivare ad 803.000 euro, come ha detto l'assessore Valentino, e possiamo anche dire che l'assessore Valentino stesso ha inviato una diffida dopo il question time all'US Avellino 1912 per la cifra di 803.000 euro, quindi il recupero dei canoni pregressi. Se fosse stato così semplice recuperare o computare, scomputare le somme, penso che il Comune di Avellino già lo avrebbe fatto. Mettere mano alla convenzione di nuovo significa trovare quell'escamotage che porta ad un pareggio che in questo momento non è possibile. Penso che la convenzione un po' la sapete tutti, cioè è inutile che vado nello specifico della convenzione. Quello che vogliamo far capire è che la nostra non è un'azione amministrativa rivolta contro, ma alla trasparenza amministrativa che penso che il Comune di Avellino, i cittadini di Avellino necessitano, hanno bisogno di questo, di trasparenza, perché poi non possiamo lamentarci se non possiamo aggiustare le palestre, se abbiamo squadre che sono costrette a giocare fuori perché non abbiamo i soldi per mantenerle, quindi far giocare e rispettare le convenzioni che noi stessi firmiamo con queste società piccole, che hanno, ringraziando il Dio, diciamo, sono arrivati ad un punto di pari a zero di debiti loro. Cioè, pretendiamo che i piccoli ci rispettino e che i grandi invece no. Detto ciò, passo la parola a te, che forse è meglio, perché la questione è... Allora, noi siamo di fronte, vi ringrazio per essere qui, ad un problema molto semplice. Da anni io... la consigliera Di Orio, la consigliera Race,
abbiamo portato in consiglio comunale una tematica molto semplice, che è quella dell'utilizzo dei beni comunali. Con qualche retorica di troppo si è parlato dell'utilizzo dei beni comuni. Non abbiamo parlato solo dello stadio, non abbiamo parlato solo dell'Avellino Calcio. Il 12 dicembre non ho potuto celebrarla l'altra volta, la mia interrogazione lo farò il 12 dicembre, parleremo di Sidigas e di un appalto che non va mai a bando, ma che si rinnova sempre tacitamente. Quindi vorrei dire a chi, diciamo, ha mostrato una certa qual sensibilità verso il fatto che noi abbiamo parlato dell'Avellino come società sportiva che ha legami giuridici ed economici col comune, che noi facciamo i consiglieri comunali e ci siamo, come ha detto Francesca, occupati dello stadio, ci occuperemo, come abbiamo già fatto, penso e spero che ricordiate, di Casina del Principe, che è un luogo di opacità insopportabile. Ci siamo occupati dello stadio Roca, ci siamo occupati delle palestre comunali, ci siamo occupati di tutti quei luoghi che, volenti o nolenti, sono in mano a parenti o a affini di consiglieri comunali di maggioranza. Quindi a me, diciamo, che due animelle facciano da contorno al presidente dell'Avellino, e mi riferisco all'assessore Valentino e all'assessore Preziosi, non mi fa né caldo né freddo, debbono rispondere non a noi, alla città, di come gestiscono la cosa pubblica. Quello che ferisce è che un perfetto estraneo alla casa comunale, cioè il signor Taccone, dia dei mangiafagioli a consiglieri comunali che fanno il proprio lavoro con dedizione ed impegno, senza che le animelle battano ciglio, salvo poi fare una diffida di pagamento. Quindi di fronte alla stampa siamo tutti amici, va tutto bene, cittadinanza non vi preoccupate, salgono sopra, fanno la diffida di pagamento, così si coprono un po' il di dietro e tengono le carte a posto. Non va bene così. Lo dico al sindaco, che devo dire, non è che abbia brillato in questi anni per aver difeso proprio esattamente la dignità di questo luogo, e mi riferisco alla dignità istituzionale di questo luogo, trasformandolo di volta in volta in un mercato sempre peggiore. Quindi non è che mi aspettassi una levata di scudi, ma che entrino estranei qui ad offendere i rappresentanti dei cittadini, io lo trovo inaccettabile da un punto di vista istituzionale. Perché poi? Perché abbiamo detto che c'è un dare e avere che vede il comune creditore? Vede il comune creditore. Siccome Taccone parla del futuro della città, e ci arrivo, perché per me è quello il punto, non è l'altro, detto chiaramente, con investimenti mirabolanti, poi vedremo, deve dare dei soldi alla comunità avellinese, li dia. Non è un grande problema per un grande imprenditore come lui, mi pare. Tradotto fuori da qui, per alcuni, noi abbiamo fatto un attacco all'Avellino Calcio, non è così, ovviamente. Noi tifiamo per l'Avellino, come tutti gli avellinesi. Non abbiamo fatto attacchi, abbiamo fatto il nostro lavoro di consigliere Magnifico. comunale, non siamo contro Taccone, io non lo conosco nemmeno. E francamente non è che sono così eccitato nel doverlo citare nei miei interventi. Non mi interessa conoscerlo, non gli ho mai chiesto un biglietto. Poi facciamo le liste, dal teatro allo stadio al palazzetto, facciamo le liste, così ci mettiamo d'accordo. E però so per certo che questa vicenda ha alzato un polverone per coprire la verità, che sta scritta qua. Allora, questo grande imprenditore che dà dei mangiafagioli ai consiglieri comunali di Avellino, a tutti, non a noi, a tutti, fa un'intervistuccia dove dice: sono pronto a costruire il villaggio dello sport, niente di meno. E ti preoccupi di 350.000 euro, quanti sono? 700.000 euro, e che? Nessuno,
devo dire con dispiacere, ha colto che in una riunione in cui si doveva parlare di convenzione col comune di Avellino e quindi di debiti pure, fosse presente il presidente della Lega B. O meglio, nessuno ha colto il senso di quella presenza, che ha senso solo se parliamo di urbanistica, non se parliamo di calcio. Allora, a me va bene che Taccone si proponga di costruire la cittadella dello sport, mi va benissimo. Mi va bene che ci voglia mettere dentro il palazzetto, la piscina, i negozi, i servizi, evidentemente anche qualche palazzo, mi pare di capire. Mi va benissimo. Mi va meno bene che l'amministrazione comunale non ci faccia vedere uno straccio di rigo di pianificazione urbanistica da più di 3 anni. E poi escono queste notizie, che seguono, se ricordate bene, una manifestazione di interesse che l'US Avellino ha presentato qualche anno fa per un investimento di circa 50 milioni di euro. Ora, io in matematica non sono una cima, ma francamente tra 800.000 euro. 803 mila euro e 50 milioni di euro, come dire, faccio una misura a corpo e mi rendo conto che c'è, come dire, una distanza siderale tra quello che si dice di voler fare e quello che si dovrebbe dare, non a noi, alla comunità avellinese, ai cittadini avellinesi. Perché guardate, le società che vogliono pianificare per bene cercano di non trovarsi in queste condizioni. E lo dico da tifoso questo. Della società Avellino mi preoccupa questa condizione ed altre condizioni da sportivo. Ma non stiamo qua per questo. Siamo qua per parlare del fatto grave dal punto di vista istituzionale che un perfetto estraneo venga qui dentro e si permetta di offendere senza la possibilità di un contraddittorio, e stiamo parlando del fatto che c'è un'opacità sull'urbanistica in questa città non più sopportabile. Perché Taccone collega quell'investimento alle Universiadi e a me sta bene. A me sta bene, ma io pretendo che il pubblico pianifichi, perché l'urbanistica è materia pubblica, dove non ci possono essere scorribande che lasciano intendere speculazioni eventuali. Allora lo dico a Tommasone, lo dico all'ex presidente dei costruttori o segretario che faceva Foti. Siamo nella casa comunale, nella casa dei cittadini avellinesi. Queste materie sono materie non private e non privatizzabili. Se c'è una società sana, sottolineo sana, quindi a casa mia funziona più o meno così. Se uno ha un debito con me e mi dice: guarda, io ho 1.000 lire di debito con te, però facciamo un investimento di 50 milioni di euro, io dico: aspetta, ma tu non mi hai dato 1.000 lire, mo ti metti, cioè, calma, calma. Allora, con molta calma, siamo interessatissimi alla nuova pianificazione e ai nuovi investimenti in città. Tutti si uccidono, Preziosi, Tommasone, il sindaco, a dire non un metro cubo di cemento in più. Vediamo. Ma scoprite le carte. Noi le cose che riguardano Avellino non le vogliamo sapere per vie traverse. E questo è un modo per saperle per vie traverse. Sono due questioni differenti. Ma è evidente che c'è una questione che riguarda un rapporto sano che deve avere una società sportiva con il comune di Avellino, perché il calcio stavolta ci sta bene, è un bene comune, non è di nessuno. Il presidente investe per la sua passione, per la sua voglia, eventualmente per alcuni ritorni che potrebbe avere. Sono cose normali. Debbono essere pure trasparenti, però. Ma il calcio è dei tifosi ed è dei cittadini. E noi è ai tifosi e ai cittadini che dobbiamo rispondere con la nostra azione positiva e di controllo rispetto alle questioni che riguardano l'ente e i ritorni sulla comunità. Noi non abbiamo cominciato con questo, sono già depositate le altre interrogazioni. Quelle sulle palestre le abbiamo già fatte.
quelle su Casino del Principe le abbiamo già fatte. Lo dico a qualche tifoso, diciamo che è un po' distratto, a cui si accende l'intelligenza solo quando sente la parolina magica. Calma, noi facciamo un lavoro quotidiano, serio, e quando ci riesce anche efficace. Questo è quanto. Qua è la seconda volta che viene a Bodo, parliamo di questi conti che non tornano, praticamente siamo al punto di partenza, perché l'unico dato serio che è emesso dal poco che hanno detto gli assessori, perché in realtà ha parlato solo Taccone, portando acqua al suo mulino, ma che aveva due assessori che praticamente non dicevano niente. Se le animelle di cui più sopra, dice. Dobbiamo fare la verifica tecnica e che bisognerà ricominciare tutto da capo. Cioè, bisognerà dal 2013 ad oggi verificare tutti i lavori che sono stati fatti. Mi verrebbe da chiederti, stai parlando dello stadio o dell'amministrazione Foti in generale? Cioè. Tutte e due. Allora va bene, cioè, non ti sorprendere. No, ma il problema è esattamente questo, è che ogni volta che Foti ha cambiato un assessore, l'assessore che è andato a ricoprire quel ruolo, in particolare il patrimonio, ha ricominciato una ricognizione. Come se non ci fosse un passaggio, diciamo, di consegne tra chi... va via, chi succede, ma non è possibile. Alla Valentino le carte le abbiamo date noi, basta andare dal dirigente e farsi fare una certificazione dello stato, per esempio, dei crediti di lunga giacenza che la comunità vanta verso alcune strutture, e parliamo di stadio, Casino, e abbiamo parlato di Casino del Principe, abbiamo parlato fino anche del tabaccaio dentro al tribunale, cioè non so se è chiaro. Gliela abbiamo portate noi a loro le carte, per dire guardate, c'è questa vicenda che dovete attenzionare, perché se un'amministrazione viene in consiglio comunale e dice io dalle strutture pubbliche voglio produrre reddito, io poi ti incalzo e ti dico scusa, ma tu il reddito come lo produci? Se da Casino del Principe devi avere, vado a memoria quindi potrei sbagliare, 20.000 euro, e dal tribunale 17.000, e dallo stadio 803.000, e dall'asilo padri e lavoro altri 20.000, cioè glieli vai a chiedere. Quando non sto dicendo mettiamogli le mani al collo, sto dicendo guarda cara Acli, cara Segni Inversi, caro lei, ci dia un tempo entro cui rientrerà di questa situazione, cioè fa un'operazione. E no, invece non si fa questo. Perché lo stadio Roca è Tizio e Caio, è Casina del Principe, è Sempronio, eccetera, eccetera. Cioè non va bene. Amministrano la cosa pubblica come fosse casa propria. Ma a me di quello che succede a casa Foti, Valentino, Prezioso, non mi interessa niente. A me interessa quello che succede qua. Perché poi queste macerie ce le ritroviamo. Non è che non ce le ritroviamo. Ed è chiaro, l'ho detto più volte in Consiglio Comunale, che siccome non c'è una gestione virtuosa degli spazi pubblici, ma vengono affidati in una situazione, diciamo che... Vabbè, diamole per buone, le cessioni e gli affidamenti, diamoli per buoni. Ma sicuramente poi non vengono gestite in maniera virtuosa. Uno può pensare che se uno non lo sa, vabbè, non sa amministrare. Ma se uno poi lo sa e non mette riparo... C'è un dolo dietro, no? C'è un sistema di potere dietro, no? La domanda che sulla quale Taccone poi diede i mangiafagioli ad alcuni consiglieri comunali riguardava uno strano fatto, cioè questi lavori, l'amministrazione dovrebbe saperlo, l'amministrazione pubblica dovrebbe saperlo, sembra che siano stati fatti, sembra, da relazioni e documenti dei tecnici, senza gara. Ora, alla domanda, questi lavori tutti superiori ai 40.000 euro sono stati fatti perché con affidamento diretto o ci sbagliamo noi, abbiamo informazioni sbagliate, Preziosi sostegno di non saperlo. E il Presidente, se chiede al Presidente, e disse lui, io ho dato la ditta più economica, scusa, ma ho tutto. Quindi questo è come il fatto di Pini Ambiente, per cui il Comune gli dà il Pini Ambiente, quanto costa l'immondizia? La domanda è questa, è possibile che l'amministrazione non lo sappia, eppure è grave che non lo sappia, o fa finta di non saperlo? Prego, Franci.
Io penso che il problema nasca dal fatto che nella convenzione che voi dite, cioè che è stata stipulata a giugno 2013, dove ci sono richiamati 354 mila euro diciamo di debiti o di canoni non riscossi e per la quale si poteva effettuare, diciamo, una compensazione, salvo valutazione chiaramente degli uffici. Dobbiamo semplicemente capire alla data 20 giugno, se non erro, perché non mi ricordo la data, 20 giugno 2013, quali lavori la società dell'US Avellino ha effettuato allo Stadio Partenio, perché è su quella data che si blocca tutto, perché la convenzione parla chiaro ad oggi, quindi 20 giugno 2013, non dopo, perché il dopo è un divenire, ci saranno state le autorizzazioni che pure non abbiamo visto, perché si è giocato molto sulla congruità data dalla prefettura, non ho capito? No, ma ci sono state mai delle gare su questi No, lavori? non credo, no, assolutamente Non no. ci risulta Non ci che risulta ci anche perché ci risulta. risulta tutto il contrario, ci È risulta che l'ufficio. normale che non si sappia se sono state fatte o non Scusa, sono state allora ci risulta dagli atti amministrativi che abbiamo a nostra disposizione che l'ufficio lavori sportivi, che si occupa dei lavori sugli impianti sportivi, non ha mai relazionato in merito al progetto né autorizzato i lavori. Detto questo, se io ho una certificazione dell'ufficio, quindi dell'ente, di un dirigente che mi dice che non ha mai né visionato né autorizzato, non c'è nessuna autorizzazione alla data, ti ripeto, del 20 giugno 2013, perché la somma di 354 mila euro dei canoni è alla data del 20 giugno 2016, perché oggi siamo a 803 mila euro, a detta dell'assessore Valentino. Non so se rendo. Sì, ma lo scomputo lo vogliono sui Posso canoni, non è che lo vogliono da semplificare? qualsiasi altra. Posso semplificare? La cosa è successa così, che ogni campionato c'era un'urgenza, Esattamente. ogni urgenza l'hanno risolta, secondo me, sbagliando, e ha sbagliato anche la società Avellino ad accettarlo, anticipando delle somme per fare i lavori necessari e poi aspettando la compensazione. È un errore. Falcone sostiene che l'ha fatto perché se Perugia. non lo faceva non si giocava, e questo è vero, Giancarlo. Questo Ma io magari non si è so. giocato il Allora, Ditti, campionato. io ripeto, cioè, noi non siamo qui per far chiudere lo stadio. No, Cioè, lo dice, e è molto quindi chiaro. quello che No, stiamo dicendo noi ti è dico che. che ci sono dei tempi da rispettare, delle Ma norme. Ho come se. capito anche un Ma. ente da Poiché il rispettare, comune, però. quale ragionamento ha fatto? Ha detto: il comune non meriterà mai questi soldi per fare i lavori in 15 giorni, no? Quindi li faccio io e poi. Si può Però, certo, fare questo va tutto ma fatto il nel comune non rispetto li ha delle nemmeno mai leggi. Si può appostati in fare, non lo bilancio, so, io sono capisci? ignorante. Allora, non si, con questa modalità non si può No, fare, semplicemente. Però è no, no. chiaro che se lei fa una società privata i lavori, è chiaro che non fa la gara. Se li deve Però fare il non è comune, deve fare autorizzato una dal gara. comune. Dopodiché, in questo comune, però, vorrei precisare, si sono fatte gare anche molto celermente. Noi veniamo ieri da una riunione di capigruppo in cui a un certo punto l'amministrazione si è accorta che il 24 ottobre scadevano le concessioni dei bandi per i parcheggi. Cioè, così, come se fosse una calamità naturale. Cioè, ma è chiaro che ogni anno, speriamo, l'Avellino sta almeno in Serie B o sta in Serie A. Ed è chiaro che una società sportiva importante come l'Avellino Calcio deve programmare insieme all'ente pubblico quello che potrà servire poi. Perché sennò è bello. Io non faccio niente. Poi sono sicuro che l'anno prossimo tu non sei in grado di farlo. Lo faccio Anticipo io. io e poi a me chi me lo dice che tu hai anticipato 100, 200, 300, 400? A me chi me lo dice? Se non ci sono stati controlli, cioè noi non stiamo parlando delle responsabilità solo di Taccone, stiamo Ma anche parlando anche comunale, dell'amministrazione. È evidente questo, soprattutto perché c'è un'omissione di controllo, non c'è stato un affiancamento alla società rispetto alle esigenze dello stadio, c'è questa cosa che torna e ritorna, ma sulla quale non si fa mai chiarezza. Cioè, noi non stiamo attaccando qualcuno, è un modus che riteniamo insopportabile. E che si, cioè noi a un certo punto, no, per farvi capire e per spiegarmi ovviamente, a un certo punto abbiamo trovato allo stadio Roca l'allaccio della corrente elettrica intestata ad un Per un cittadino cittadino. privato. È chiaro come siamo messi ad Avellino?
Allora noi queste modalità contestiamo. Ci interessa poco se questa società vale l'Avellino Calcio, il San Tommaso, la Virtus. Non è questo il problema. Il problema è una relazione virtuosa con realtà importanti, che siano sportive, culturali o di altro tipo, ma che debbono essere messe nel quadro di relazioni chiare e trasparenti. Giancarlo, dicevi una cosa importante, in realtà a Bodi non è venuto perché hanno Assolutamente interesse no. tra lo Sparta, l'Avellino e il Cuneo. A Bodi non se ne frega nulla, a Bodi era venuto per una questione precisa. La città. Come voi sapete, arriveranno 40 milioni di euro circa per le università per la provincia di Avellino. Secondo Giacobbe, almeno secondo quello che mi ha detto, poi verificheremo, la maggior parte dei soldi andranno investiti in stadi e palazzetti. Quindi la presenza di Abodi era perché voleva parlare con Foti, che tra l'altro non c'era ufficialmente per motivi istituzionali, era a Roma, proprio per questa questione. Cioè, non so voi che escamotage volevano trovare, ovviamente non entro nel merito, però appunto c'è anche questa questione che tu dici che è molto importante, cioè questi 40 Ma questa milioni di è la Questa è questione. la questione. Cioè tutto il resto è fumo, ma questa è la questione. Arrivano 40 Dopodiché milioni. voglio essere estremamente chiaro. Non mi spaventa una discussione che riguardi la trasformazione e la riqualificazione della zona dello stadio. Non mi spaventa. Anzi, ben venga, perché la struttura va ammodernata, deve essere più vivibile, i tifosi debbono stare meglio e spero che anche la squadra possa avere risultati migliori, diciamo. Che poi qua non parliamo di calcio perché sennò andiamo a mille e una notte. Ma è chiaro che noi vogliamo farla quella discussione, ma deve essere chiara, non in mano a Taccone che la dice ogni tanto esce, poi si rinsabbia, poi riesce, poi torna giù. Cioè, noi chiediamo all'amministrazione comunale di Avellino di mettere in chiaro i rapporti con la Lega B, di mettere in chiaro i rapporti con l'università e gli eventuali finanziamenti, di aprire una discussione in città sull'urbanistica, perché di oggi un'altra intervistuccia di come si chiama? Tommasone, Ah, sì. che dice finalmente meno male che Foti sta lì, perché abbiamo avuto soldi di qua, soldi di là, e stiamo alla fine promette di nuovo di togliere i dischi volanti e le docce dal corso, diciamo, come pure quelle fossero cadute dal cielo e non avessero messo l'occhio. Ma allora, tutto deve essere trasparente, chiaro e pubblico. Di queste cose deve parlare la città, debbono parlare i cittadini, perché questa città di speculazioni e sacchi edilizi ne ha già vissuti troppi dopo il terremoto. Quindi noi non chiediamo null'altro, non chiediamo di fermare progetti, di fermare iniziative, non chiediamo questo. Noi chiediamo di mettere tutto in chiaro e per mettere tutto in chiaro il pubblico deve avere un ruolo. Mo, se Foti è capace e non lo è, se Tommasone è capace e non lo è, non posso certo pensare che lo sia il presidente dell'Avellino. Allora chiediamo che il Consiglio Comunale, le commissioni consiliari deputate siano investite di queste problematiche e che non mi arrivi mai più sul tavolo della commissione urbanistica un assessore che porta un foglietto con 50 milioni di investimenti della società di Avellino come se fossero bruscolini. Sto facendo sempre riferimento alla manifestazione di interesse che arrivò quel dì per mano dell'assessore Giordano, perché poi gli assessori all'urbanistica sono stati praticamente una giostra, non sai mai chi ci sta, dopo salga a verificare. Ma comunque, questo è quanto. Noi abbiamo bisogno di rimettere la responsabilità pubblica nelle mani del pubblico e di avere rapporti virtuosi con i privati, anche con l'Avellino Calcio e con Taccone. Ma non queste cose opache, dove non si capisce niente, dove due assessori fanno i bambinielli attorno al presidente e prima l'avevano diffidato. Però Giancarlo, scusami una cosa, tutte queste opacità che tu rilevi, ce ne potremmo aggiungere delle altre, per esempio documentate, non Ma chiare, cioè, non riguardano solo io questa parlo della vicenda qua. vicenda perché, Tu cioè, parli dello stadio, ho linee capito. guida Sì. e convenzione che smentisce le linee guida. 3 anni di lavori e relazioni dei tecnici e le abbiamo, chi più chi meno, che fanno dei conti anche chiari, leggibili, ora vengono azzerati, non ci sono più, siamo all'anno zero.
Allora io ti devo chiedere, secondo te questa Ma incompetenza questo fatto che siamo all'anno ma zero infatti io questo sulla. non ho capito. Gli atti Aspetta un amministrativi però ci attimo, sono, Flavio. e dei conteggi già sono Allora, stati questo fatti. fatto che siamo all'anno zero è la sensazione che ha dato una conferenza stampa sbagliata in cui Taccone ha fatto il one man show e l'amministrazione è stata zitta perché perciò li ho chiamati animelle, non perché. Però non siamo all'anno zero perché la diffida al pagamento è stata mandata. Capito, però dico, se Ma anche i conteggi sono stati fatti, Flavio, scusami. Non ho capito. Allora, se Sì. errori sono frutto di rescissione competenza o dal al contrario ci sia contratto o qualcos'altro. dalla diffida di pagamento. Noi stiamo andando incontro ad una società che potrebbe essere non autorizzata ad utilizzare Allora, tecnicamente, tecnicamente a è quella nulla. dovrebbe seguire un'ingiunzione di pagamento inevasa. E a quella poi un'ingiunzione di sfratto, ma questo è tecnicamente, ovviamente. Cosa che Questo comunque non ha ora non capita per casino del principe o per il tabaccaio del tribunale, capita per lo stadio, non penso proprio. Cerchiamo di essere realisti. Così dovrebbe essere da un punto in punta di diritto, in punto convenzionale, così dovrebbe essere, ma non accadrà. Io spero e mi auguro che non accada. Quello che però non può accadere è che una sequela di errori, di furbizie, di opacità, come dire, metta a rischio anche il futuro dell'Avellino Calcio. Perché un'amministrazione non virtuosa del rapporto tra il pubblico e il privato mette a rischio tutto il sistema, non solo gli interessi del comune. È evidente questo. Io se pensi che sono solo incompetenti o c'è dell'altro, in questi errori chiari, documentati, che sono stati fatti. La tua personale opinione. Allora, ti posso sicuramente dire che ci siano delle incompetenze, questo mi pare evidente. Io penso che nel sistema di gestione dei luoghi e dei posti pubblici che il comune di Avellino ha, possiede, edilizia sportiva, edilizia privata, edilizia, scusatemi, culturale e quant'altro, ci sono degli interessi, c'è l'ossatura di un sistema di potere, ma non lo sto dicendo stamattina e non mi rivolgo, Flavio, voglio essere preciso Solo su alla questo, non vicenda mi rivolgo alla vicenda Avellino Calcio, mi rivolgo a a tutte le tutto. strutture di cui mi sono e ci siamo interessati in questi anni. Volevo chiedere una cosa io. Lei proprio a me ha fatto una dichiarazione bella decisa riguardo al fatto che la Verdina gioca positivamente. Perché? No, io ok, sì, me la ricordo, sì. Volevo chiedere. No, vabbè, non era per questa Ma ragione. figurati. Io volevo chiedere come si spiega che poi la Valentino, che era presente a quel tavolo della conferenza stampa, interrogata su questo argomento, e da lei nel question time abbia detto no, non è mai stata detta questa cosa, non è assolutamente così. Ma io ai tuoi microfoni ho detto che secondo l'articolo 2, visto che il primo punto è la riscossione di 354.000 euro salvo conguaglio dei lavori effettuati al 20 giugno 2013, visto che no, stiamo parlando di convenzione, perché la delibera 210 viene richiamata in convenzione, quindi dobbiamo essere chiari. Ho detto che, visto che potrebbe essere nulla la convenzione, i canoni non sono stati incassati dal comune. E che se ci fosse stato, ve lo ripeto, un impegno da parte del comune a scomputare o a riconoscere quelle somme, sarebbero state messe in uscita nei bilanci, cosa che non c'è. È una cosa diversa. Non è un Quindi dettaglio voglio piccolo, dire, non è eh? un dettaglio piccolo che stiamo dicendo. C'è un rischio di poi trovarsi, se non si compone questa controversia in termini favorevoli al Comune di Avellino, comunque di pacificazione, c'è il rischio di trovarsi un buco di bilancio, visto che Ma pagherete ti questa prego, cosa. Flavio, abbiamo fatto stadio, ACS, ora ci vogliamo fare il teatro. Cioè, 35.000 euro. non mi pare che su questo comune i bilanci siano esattamente Vabbè, rispettosi la dei famosa criteri, diciamo, di legge. fiducia che fa traboccare il vaso. Ma non lo so, spero di no, ma allora noi Dopodiché è facile non dire che mi so. querela. Titti. Sì, vabbè, Capisci che voglio dire? Essendo la convenzione, Io faccio se invece non c'è altro l'amministratore. punto, se non in altri punti addirittura. Non ho capito, Carlo, scusa. Essendo la convenzione di legittimo, è stata firmata la convenzione da due parti dove all'articolo 2 già c'è un primo ostacolo insormontabile, i documenti dicono che non ci sarà alcun pagamento.
chi deve tutelare l'interesse dei cittadini? E il cittadino stesso, che cosa può fare in questo momento per dire al comune, ad esempio, in questa società c'è di X euro, che siano 354, 150, tu non gliel'hai chiesto. Io che posso fare da cittadino per recuperare questi soldi? Devo denunciare il comune perché non ha fatto niente? Ci deve essere un'azione politica, un'azione amministrativa? No, l'azione politica la stiamo facendo quella amministrativa di stimolo, controllo, stiamo cercando di incalzare l'amministrazione. Ripeto, non solo su questa vicenda, ma su tutte le altre vicende che vi ho usato in maniera esemplare, perché poi non è che dobbiamo mettere in croce nessuno noi stamattina. Noi stiamo solo dicendo che se un'amministrazione ha come orientamento generale quello di produrre reddito attraverso i fitti delle strutture, poi quei fitti li devi riscuotere. Punto. A capo. Il singolo cittadino può, come dire, io non faccio il giudice, Carlo, io faccio il mio ruolo. Il singolo cittadino può riscontrare come è stata amministrata questa partita ed altre partite da questa amministrazione. Arriverà il momento del voto e spero cambi il voto se l'ha data a questi qua. Una serie di convenzioni, comunque poi, ma cosa hanno detto in quella conferenza stampa? Che la rimodulavano. Si deve riscrivere. Pure questo si può fare, si può fare. Ma tra due parti si può fare tutto. Il mio consiglio a Foti e Company è che se fanno una nuova convenzione debbono mettere a posto prima quella precedente.